Abete Legnami e Infissi, il massimo per qualità e convenienza, presenta gli highlights del campionato d'elite ASM. Buonasera e benvenuti dall'Urbe Tevere, dove va in scena la finale per il terzo e quarto posto del trofeo Lorenzo Cesari. In campo scenderanno Montagnola e Borgorosso. Calcio d'angolo dalla sinistra, Campoli, la battuta dentro, lunga sul secondo palo, il colpo di testa di Ciolli. Si allunga molto bene Lovizzon ed è ancora calcio d'angolo. Fischella è direttore di gara, Campoli direttamente dentro, sfera allontanata, può pensare alla botta di prima intenzione. Si perde però sul fondo, Lovizzon sembrava essere sulla traiettoria. Dentro lo stop, finta il tiro, si appoggia ancora dal numero 23 che entra in area di rigore, finisce a terra. Fischia il direttore di gara, sarà calcio di rigore per il Borgorosso. Fischia il direttore di gara, Massimiliano ci cerca, se lo fa parare e poi da due passi Berti firma il gol dell'1-0, il Borgorosso passa in vantaggio. Alessandro Ciolli, Catalano, l'1-2, il tiro, traversa piena e poi il gol che non viene assegnato. La sfera ha toccato la riga. A cercare Guidi, l'aggancio molto bello, tecnico di Guidi, che può avanzare ancora toccandosela con la spalla e va ad andare da Campoli davanti al portiere. Lovizzon si supera e poi in due tempi la blocca. Duplice fischio, avanti il Borgorosso 1-0 a fine primo tempo. Toccato, non c'è fallo secondo il direttore di gara, si fermano i calciatori del Borgorosso e può attaccare quindi il Montagnola in area di rigore con distante, il tiro a botta sicura, si immola il difensore ed è calcio d'angolo. Battuta in avanti, Catalano, il tacco a liberarsi, il sinistro, si allunga molto bene Montevecchi. Rolo. E cartellino rosso tra Scafetta e Ciolli. Berti lo stop con il petto, il tiro in porta. Montevecchi sembrava essere sulla traiettoria, invece con difficoltà la mette in calcio d'angolo. Due in barriera, posizione molto defilata, il tiro, la traversa colpita in pieno, Yajib poi a botta sicura firma il gol del 2-0, si porta a più 2 il Borgorosso nonostante l'inferiorità numerica. E rosso per Bolognesi, rimane in 9 il Borgorosso. Cartellino rosso anche per il Montagnola, esce dal campo il numero 4 Scafetta. Ciolli e Guidi, saltatori più pericolosi, a traiettoria altissima, proprio a cercare il capitano, il colpo di testa che è una sponda, il tiro però è altissimo, occasione per il Montagnola di rientrare in partita. Forse l'ultima occasione per il Montagnola di riaprire la partita, Campoli è una finta, parte Goli, Lovizzon allontana ed è calcio di punizione giallo per Cesaretti, che però era già ammonito e quindi espulso anche Cesaretti. Rimane in 8 il Borgorosso. Doppio rosso, il Montagnola chiude in 9, il Borgorosso chiude in 7. Triplice fischio, il Borgorosso chiude terzo il trofeo Lorenzo Cesari, battendo 2-0 il Montagnola nella finalina tra terzo e quarto posto.